Un'imponente torre, andiamola a vedere. Ah, vi ricordo, siamo a Velate, sotto il campo dei fiori. C'è un'imponente torre. È del XII secolo questa torre, adesso andiamo a vedere. Paranorman Investigator Varese, vi voglio far vedere questa torre del XII secolo. Siamo a Velate, sotto i piedi del Campo dei Fiori. È una torre imponente a 5 piani. È stata arrivata qua a noi, pensate, a più di 800 anni. Quindi, eccola qua. È immensa. Una bella costruzione. Quello che ne rimane a noi, arriva a noi. Allora, qui c'è la Torre di Velate, XII secolo. La Torre di Velate, XII secolo, si inserisce nell'antica struttura difensiva del Limes Prealpino, che organizzato in epoca tarda romana, controllava direttamente la sottostante strada per Angera e il Lago Maggiore. Il fortilizio venne probabilmente semidistrutto alla fine del XII secolo dai milanesi vittoriosi sulle milizie imperiali e sugli alleati del Barbarossa, tra i quali figuravano i nobili di Velate. La struttura di pietra viva con pianta quadrangolare raggiunge i metri 33,50 di altezza, con 5 piani fuori terra, serviti da un articolato corpo scale posto sul latte di Levante. Donata dal FAI nel 1989, è stato oggetto di un accurato restauro per consegnarla al futuro. 33 metri e mezzo di torre. Tra l'altro là ci sono, dovrebbero esserci dentro le scale su quel coso là. Io vedo che sì, dentro quei cosi lì ci sono dentro le scale. La scala che molto probabilmente si va su ancora fino al quinto piano, però non si può bucare perché si entra con appuntamento allo 0332, chi fosse interessato 820131 per visitarla. La Paranormal Investigator ve la fa solo vedere dall'esterno. Ok, da Velate è tutto. Ciao dalla Paranormal Investigator Varese. Alla prossima. Ciao!